Stavo pensando, eccetera, mi sono tatuato fuori e io già da tempo che ho l'idea di farmi un piccolo tatuaggio. Tatuaggio? Un tatuaggio. Sì, per cui forse si mette a posto. Si spoglio. Aspetta, Aldo, c'è il tatuaggio, perché? Sì, siccome sono anni. No, no, aspetta, perché? Siccome sono anni che con gli amici No, ho dico mi capito, fare. perché il tatuaggio? Il motivo c'è. Sì, siccome sono anni che comunque Ah, non è da ieri, è anni che ci penso. ci penso da Ah. tempo. Scusa, Poi, ma cioè, siamo qui chiedendo. dal tau 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 ci ripenso. No, un attimo. Tatuaggio? Sì, tatuaggio. Poi mai sta cagata? Perché i miei amici l'hanno fatto. Gli amici l'hanno fatto. Gli amici si buttano sotto il treno, ci buttiamo sotto anche noi. Bravo, sì. Bella mentalità della minchia, bel caprone, bel pecorone. Se si butta un mio amico sotto il treno, bravo. Mica lo imito. Il tatuaggio è un'altra cosa. Guardi che quelle stupidate qua non vanno più via dopo. Non è lo che so. Viene qui a implorare l'acido, se le tiene per tutta la vita. Lo capito? Conosco il tatuaggio con me. Cosa fai? Sconsigli i clienti adesso? Mi sto accertando che per davvero abbia desiderio di farsi imbrattare il corpo. Pare proprio di sì, avanti un altro. Oh. Ah, sa già cosa vuole fare? Qualcosa di moderno, tipo Pollock, tipo cosa vuole? No, no, non niente Pollock, no, assolutamente che faccio, vado in giro con le lentiggini, no. Con, no, lentiggini, io, con la pelle di Pollock. La pelle di Pollock, la palla di pelle. No, no, è una battuta che allora, se vuole fare lo spiritoso, no, ecco, no, tu dici, no, vabbè, ma scherzo, sì. Se vuole fare lo spiritoso, no, no, no. Qua stiamo qua per tatuare, siamo artisti, no, certo. Non siamo qua a fare le battute pelle di pollo, pensavo che però era carino, secondo me. Vorrei un qualcosa di moderno. Moderno? Se la parola moderno le suggerisce qualcosa, un qualcosa di contemporaneo, ecco. Contemporaneo tipo Pollock? Tipo la palla di pelle di Pollock. La palla di pelle di Pollock. Pollock era un grande artista. Sì, cosa c'è da ridere? Non è la Senti, Wasabi, dai, su, torna nel tuo spazio. Giriamolo in un altro modo. Sì. Dove vuole farlo? Qua. Lì? Qua. Allora si alzi, si tolga la maglietta che guardiamo lo stato della pelle. Su, dai. Sì. Diamo la pelle. Tolgo la maglietta. Sì, tolga la maglietta. Tutta. No, a strisce. Dico, tutto. Chiaro. Mi scusi, poi lui ci pensa, capito? Ma non fa il cretino, è venuto qua e fare non lo so. Capito, per metterla a suo agio, perché qui si caga tutti sotto. Ma che bella schiena del tatuaggio, va. Sì, voi che... Ma qua è bella, noi che facciamo la colonna vertebrale, o magari le dita con me... Non è che... E poi comincia a dire, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai. Non piace l'inferno, mettiamo il purgatorio, sì. No, il paradiso. Che cosa? La Divina Commedia sulla schiena? Ma no, ma poi se non la faccio leggere. No, chi la faccio leggere? Mi piace l'idea, ma poi non ho nessuno che me la legge. Ma uno dietro, che arriva dietro la legge. Così. No, ma no. Sì, ma non tolga la maglietta. Su, Pancrazio. Po', che ha? C'è, lei che sta qui stamattina. Ho capito. Cosa fa? Si copre? Così si copre cosa? C'ho un po' di mastite. Ma non dica stupidate, su. Giulia ha fatto una cura dimagrante a base di banane. Veramente? È dimagrita? No! Però deve vedere come si arrampica!